di anni fa dal Serravalle è rotolata giù la Val di Nievole. C'è un paesino che è arrivato più lontano di tutti e si è dovuto fermare perché ha trovato un ostacolo invalicabile. Questo era il lago di Val di Nievole, che poi sarebbe diventato il Padule di Fucecchio. Il mio paese si è sistemato lì, ha fatto sì che il ponte si prendesse il suo spazio, ha contenuto le intemperanze di pesca ed è rimasto lì per secoli ad aspettare. Agli inizi del secolo scorso, nei primi del Novecento, si trovava sotto il comune di Uzzano, ma già voleva irrompere come centro economico e politico. Infatti era il più popolato e il posto dove giravano più soldi. Negli anni chiedeva e richiedeva, stressando tutti, che il centro politico ed economico si spostasse proprio qui. Così, irruenza dopo irruenza, pressione dopo pressione, anche la presidenza della Repubblica dovette cedere. Nel 1963 il mio paese diventa comune. Chiesina Uzzanese. Mi piacerebbe abitare lì. Chiesina Uzzanese. Perché deve essere un paesino raccolto. È raccolto, anche il prete è piccolino, perché è chiesina e quindi è piccolo, è piccolo. È mignon, è mignon. Ciao a tutti gli amici di Chiesina, anche a Don, non so come si chiama. Un primo insediamento registrato intorno al 1300 era un ricovero per pellegrini, quello che poi ancora oggi si trova nel centro del paese, lo Xenodocchio. La cartografia dell'epoca riportava la dicitura Ponte Uzzanese, quindi ancora non si poteva parlare di Chiesina Uzzanese. L'impulso definitivo per lo sviluppo del luogo si ebbe dal 1780, quando Pietro Leopoldo di Lorena, sovrano del Granducato di Toscana, fece bonificare la zona e quindi spostare il centro abitato in una zona più interna. La chiesa che abbiamo ancora oggi non è così piccola e risale alla metà dell'Ottocento. Iniziamo prima a chiedere il passaggio dal comune di Pescia al comune di Uzzano, così nel 1893 diventammo frazione di Uzzano, seppure di Uzzano divenimmo la frazione più popolosa. Da questo momento in poi si arriva a sapere qualcosa dei primi del 1900, quando la chiesinesità finalmente prende forma e vita. Infatti, in quel periodo iniziammo a rivendicare la nostra autonomia, come ci spiega Carlo. Da Uzzano Castello si vede Chiesina Uzzanese. Il problema è che Chiesina Uzzanese non vedeva di buon occhio Uzzano Castello. Quando staccarono, il comune di Pescia arrivava fino a Ruga, fino a fine 800, staccarono quel pezzo lì, lo dettero a Uzzano. A quel punto i chiesinesi ripartirono a dire: ora siamo certamente più di loro e si vuole l'autonomia rispetto a Uzzano. Provarono più volte, ci sono arrivati solo nel 63, ma nel 900, negli anni 20 c'è anche un dossier, insomma ci hanno provato parecchio. Sempre 16. Domanda di diversi consiglieri per il frazionamento del comune. Nel novembre del 16 è 2 anni che si è in guerra e in giunta litigano per dividere il comune. E quindi cosa succedeva? Succedeva che per tutto il Novecento c'era una disputa continua in consiglio comunale sul peso da dare alle frazioni di Chiesina e di Uzzano. Nell'archivio comunale si trova una discussione in giunta nel novembre del 1916, quindi erano già oltre 2 anni e ce ne avevamo davanti ancora altri 2 del conflitto mondiale, ma in giunta si discuteva e si litigava sul peso da dare alle frazioni. Perché? Perché allora la legge elettorale decideva prima delle elezioni quanti consiglieri ogni frazione eleggeva. Di conseguenza, anche se i chiesinesi erano di più, anche perché era stata staccata tutto un pezzo che parte da Chiesa Nuova e arriva fino alla Ruga Odierna e dal comune di Pescia era stata unita al comune di Uzzano, i chiesinesi erano di più, gli uzzanesi erano di meno, ma in consiglio comunale avevano la maggioranza, perché dalla costituzione del comune era stato deciso che nel seggio di Uzzano i consiglieri da eleggere erano di più,
E nonostante questo i chiesinesi ci provavano in consiglio comunale, provavano a far cambiare questa distribuzione per far avere i seggi in base agli abitanti e quindi più ai chiesinesi, probabilmente poi per deliberare una divisione del comune, divisione che non è mai avvenuta, ma evidentemente l'accordo che si trovava era che i chiesinesi esprimevano il sindaco, anche se erano minoranza in consiglio comunale. Tant'è vero che nei primi anni 20, nel 18, il sindaco chiesinese, in quel momento, 18-19, il sindaco di Uzzano era il chiesinese Giuseppe Giuntoli, e con una maggioranza mista di liberali e popolari, con una parte dei popolari e socialisti invece all'opposizione. Ma soprattutto il sindaco del comune di Uzzano, che si divide nel 63 dal comune chiesino uzzanese, era un chiesinese, Gino Lorenzi, che è stato ultimo sindaco di Uzzano e primo sindaco di Chiesino Uzzanese. Alla guida del trattore di questo carro della prima edizione del Corso dei Fiori, datata 1972, dove i carri rappresentavano le frazioni, è Gino Lorenzi, il primo sindaco di Chiesina Uzzanese. Il 23 gennaio del 1963, un manipolo di eroi, perché così li possiamo definire, ottenne l'indipendenza di Chiesina Uzzanese da Uzzano. Ora, è anche vero che la ottenne da un presidente che era Antonio Segni, che fu Antonio Segni, che rappresenta per la Repubblica Italiana il mandato più corto, forse sicuramente il mandato più breve. Ecco, Antonio Segni in 2 anni una cosa buona l'ha fatta, dal 62 al 64, prima di stare male, ha dichiarato che la Chiesina era autonoma e quindi diventammo un comune. Dal 1970 al 1975 cambia il sindaco. Sarà però ancora una volta un capannese. Tra i sindaci che hanno attraversato la breve ma proficua e prolifica vita di Chiesina, ce n'è uno che ho conosciuto personalmente e che vorrei ricordare. Questo era Felice Vannini. Felice Vannini è uno dei sindaci capannesi. Attenzione che trovare un sindaco chiesinese è difficilissimo nella nostra storia. Di lavoro faceva il sarto e lo ricordo sempre perché quando ero giovane e militavo nei partiti politici del paese mi insegnò a sopportare alcune intemperanze e a contenerle. Quello che mi rimase impresso di Felice è una riunione dove tra di loro, tra i socialisti, litigarono aspramente. Quando uscimmo fuori lui mi prese da una parte e mi disse: bimbo, sono bravi ragazzi, vedrai che poi fanno pace. E questo era Felice. Appena ottenuta l'indipendenza abbiamo appreso una cosa molto semplice, che si poteva nascere alla Chiesina. Infatti in quel periodo si nasceva ancora in casa. Dal 1963 e per pochissimo tempo ancora sono nate le prime generazioni di chiesinesi. Allora, ora io dico una parola che magari può risultare davvero... perché la gente non capisce, la Chiesina si divide in due categorie, chi c'è nato e chi c'è sempre stato, e poi ci sono i piovuti. La gente prende la parola piovuti per dispregiativo,
per razzista, per cosa. La parola piovuti è una cosa che nasce dalle nostre origini. Nasce dalle nostre origini perché la vecchia che ti fermava in paese e cosa non ti diceva tutte queste cose, ti diceva la classica frase: bimbo, ma te di chi tu sei? E di chi tu sei era, gli potevi dire che magari venivi da Milano, da Roma, da Napoli, da Palermo, e lei, la persona ti diceva: ah, sei piovuto. Ma piovuto era nel senso che ci sei capitato a Chiesina, dunque niente di discriminatorio, niente di cosa. Ecco, per noi persone non piovute la differenza è sostanziale, forse qui c'è un po' di sano egoismo nell'essere chiesinese, perché noi queste cose qui, le cose di paese, i fatti più strani, strambi, il motorino sul campanile, il ciliegio legato ai pioli in piazza, le cazzate più, i fatti seri del paese, l'abbiamo vissuti, mentre gli altri purtroppo gliel'hanno raccontati. Ecco la differenza fra essere piovuti e essere chiesinesi. Io sono piovuto però da abbastanza tempo, dal 73, comunque piovuto, nato e cresciuto per 14 anni a Roma, da babbo chiesinese e da mamma milanese, figuriamoci. E poi mio padre, appunto chiesinese, quando poi è riuscito ad andare in pensione, lavorava al Ministero della Difesa a Roma, quando è riuscito ad andare in pensione ha pensato bene di scappare da Roma e di tornare al paese natio. Paese natio che io conoscevo, perché ovviamente c'è mio zio, ci sono i miei cugini, però diciamo che in quel periodo là non è che fossi molto propenso a tornare alla Chiesina, perché insomma da Roma alla Chiesina il salto è abbastanza consistente. E allora mi convinsero, perché io volevo assolutamente un cane, e ovviamente a Roma in condominio al quarto piano era difficile averci un pastore tedesco, un Lessi, anzi io volevo il Lessi, il famoso Colli di quei tempi, e mi convinsero con questa cosa qui. Quindi il 13 settembre del 73 arrivai alla Chiesina, proprio in questa zona Mondo Grande, vicino al campo di calcio. Comincia il Mondo Grande, qui la Busa, la Busina, un'istituzione. E, insomma, sai, lo spettacolo mi ricordo quando ero bambino che si andava a scuola a piedi, di scuola Busa non esistevano. Il venerdì le zangole del baccalà qui, uno spettacolo. Qui la pizzeria di Mario, ora Favola Mia, di Mario e di Vittorio. Un'istituzione, perché insomma Vittorio era un personaggio. Vittorio. Via, fammi, va, ti sparecchio subito. Andiamo a mangiare la pizza la sera, no? Visto, poi ci si leziava la pizza, no? Perché dopo noi a luna ci buttavamo fuori il disco e poi andavamo a mangiare la pizza. Sì. Quando c'era c'aveva sempre pieno, no? Pieno. Ma la pizza era buona. A un certo punto dicevo: ora mi avete rotto i coglioni. Sì. Pigliava la bicicletta e andava in piazza a Bar Milano. Sì, lasciava tutti lì. Un giorno, allora io ero al comune, venne un temporale pauroso, era per Ferragosto, proprio d'agosto. E Vittorio, me lo ricordo, si mise alla sedella sulla panchina e cominciò a urlare: acqua vieni, e la prese tutta. Comunque il personaggio più ganzo, no, era? Aspetta, e quando il suo fratello Mario gli suonava la campana, Mario. Era pronte le pizze, sì, come si arrabbiava, non la voleva sentire, proprio quello davanti. E qui il mondo c'era, te pensa che qui, vedi dove c'è questo qui, la moglie di Mario aveva un frutta e verdura. E qui c'era una merceria, qui c'era il Viganò che faceva le borse per la Diva, e qui ci stava Tito Irvigna, fratello di Paolo, con la sua famiglia. Io sono nato in quel palazzo lì, Palazzo Matteoni di Eli. Io sono nato qui, stranamente sono nato qui al terzo piano, però non dalla parte di qua, dalla parte di là. Questo è un palazzo vecchissimo. Te pensa che dietro c'è un giardino e c'è un loggiato gigantesco, sembra che c'entrassero con cavalli, con le carrozze, qualcosa del genere. Come ti ho detto, io sono nato qui e stranamente quando mi sono sposato,
sono tornato lì, mia figlia praticamente è nata all'ospedale a Pescia mentre noi si nasceva a casa, che la Mariella era quella che ha fatto nascere tutte le nostre generazioni. Oh, te sei uno di quelli piovuti, che è piovuta alla chiesina e che è diventato sindaco. Allora, intanto ci devi raccontare com'è che sei finita alla chiesina, cioè lo sappiamo tutti. Sono diventato chiesinese nel 74, perché nell'anno 1974 mi sono sposato. Mi sono sposato, sono venuto qui a Chiesina da straniero, diciamo così. Però ho trovato un ambiente, inizialmente mi sembrava molto chiuso, devo dire la verità. Io, essendo abituato in Valdera, forse era più la zona più industrializzata. Diciamo più, l'origine, Valdera, da Calcinaia. Quando Giovanni è stato nominato, eletto sindaco, arrivò la delegazione di Calcinaia, cioè ci fu la festa anche dei pisani. Arrivarono a Calcinaia e mi sono trovato con questo coso qui, dopo un inizio normale, diciamo, per capire l'ambiente e tutto qui. Allora l'ambiente era molto floricolo e poco industrializzato, io ero alla rovescia. Però poi mi sono ambientato, mi sono trovato e devo dire che mi sento ora un chiesinese, non più un pisano, ecco. Anche se non rinnego le mie origini. No, ci mancherebbe. Però di pisano non ti è rimasto più nulla, perché non si sente più una... No, nella lingua? No. Non ho più quell'accento. No! Visto che sei qui. No, visto che sei qui, un piovuto ci voleva. Ecco un altro chiesinese piovuto. La differenza tra i chiesinesi. Mi sentivo solo io da piovuto, eh. Allora, questo è piovuto bene però, perché l'hanno nominato invece che sindaco, assessore, ma soprattutto dottore. Dottore. Sono laureato a Pisa ed ho fatto il dottore di Chiesina e lo faccio tuttora. E ti sembra di... cioè te la vuoi levare così? No, basta, è avanti. Non ci so stare davanti, cioè ci avete più tutte le camere voi che la io. Esatto. No, è un'ora che mi stanno dietro questi arnesi. Insomma, era spaventoso andare a prendere il pallone, dunque chi lo buttava di là era abbastanza... Ora ci stanno facendo l'anagrafe per chi siamo. Oh. va bene. Andiamo, va bene. Buona giornata. Grazie, ora c'è il coso, di chi è, di chi sono, chi è, chi... lo conosco, tipico tipo della Lida, eh? sì tipico del chiesinese medio. Ma chi è? Conoscevo bene su e poi sì. Oppure magari nel mio caso, ma chi è quello lì? Non lo mai esiste davvero. La porta qual è? Questa era la porta e qui si giocava a pallone. Non c'era qui il reggimoccolo. E qui si giocava a pallone, il pallone andava di là. Il canneto era praticamente un bosco di canne di bambù, abitato di notte, ci andavano a dormire da migliaia di storni, e andare a prendere il pallone per un ragazzino di... Aspetta un attimo. Oh, vieni qua! Vieni, guarda. Ecco, ora questo è il tipico personaggio di Chiesina. Aspetta, bisogna staccare il microfono. Allora, grande baracca! Ciao, arte baracca. Personaggio per cui io ritorno alla chiesina perché non è merito suo. No, ma è merito del suo fratello che fa la cecina forse più buona del mondo. Però Francesco è un personaggio che nel suo essere diverso si è mantenuto così. Così era da ragazzino alto così, quando io e suo fratello ci si portava dietro, dalle sue marachelle,
persona speciale, con una mente incredibile. Io ci farei un sacra che questo ragazzo conosce tutti. Questo è peggio della stanza. Le sa tutte, la polizia segreta, le sa tutte. Della DDR, di Harry Honecker, ti ricordi? Sì, Evopos, le sa, ti ricordi? Evopos, insomma. Me lo ricordo. Grande, Francesco, io. Detto Baracca, cioè ormai è... Francesco in arte baracca, cioè, ovvero il chiamo Cele, Celentano. Celentano ti Franco, dà il nome. Mi dà il nome Celentano, Franco. PR il Pasquini. Nipote. Sì, un Pontigiano. Pontigiano, sì, un Pontigiano mi mettono la Johnson, il nipote di Johnson. Allora, però va detto una cosa, Baracca e Bruno sono quelli che hanno tramandato l'attività di famiglia e è uno dei piatti tipici della chiesina, perché noi la chiesina non abbiamo il piatto tipico. No. Cioè, avevamo la pasta reale e la cecina di Morando. La cecina di Morando. Baccalà è una cosa che è uno dei primi suoni che ho sentito da bambino, perché poi alla fine ci sono andato ad abitare lì anch'io con i miei genitori negli anni 90, quando la mia mamma ha chiuso la bottega. Però io per una vita sentivo mia madre che diceva a baccalà. A Baccalà c'era un famoso forno, non so che ci facevano, insomma un forno che praticamente era, per noi siamo uguali a Pasqua, fautore della pasta reale. La pasta reale, la mia nonna ne faceva a pacchi a Pasqua, cioè spacciava paste reali. La pasta reale, che poi è il comune pan di Spagna, sì, per il resto sì. del mondo, per noi era il dolce Ma di la, la pasta reale era anche moneta di scambio. Tipo, certo, io ti porto la pasta reale, te mi, che non so, mi levi un dente, questa roba del genere. Cioè, la pasta reale, come altre cose, come può essere stata la frutta, la verdura e cosa, è la moneta di scambio di un paese, che nonostante le divisioni politiche e tante piccole screzie a livello personale, era un paese unito. Io sono chiesinese dalla nascita, lo sarò finché non muoio, perché quando fai parte di questo paese è un casino. Cioè, noi siamo detentori del garbo, capito? Siamo detentori del garbo, siamo portatori di estrosità nel mondo. Ma la gente lo capisce dopo che ci frequenta, capito? Infatti, come se era in piazza, se aveva una certa età, si partisse da 5 o 6 e poi c'era 30 una sera al bar, capito? Perché quando vengono a giro noi si divertiva. Hai capito? Sì, ti diverto. Posso al telefono, te lo spacco, te l'ho già detto 3 volte. E qui ci abbiamo il chiesinese, te sei, questa è Amira Medi, il chiesinese più chiesinese dei chiesinesi. Sì, guarda che veramente, guarda. Come lui la sua storia, ce n'è solo. Questa è la storia della chiesina. Sì, io ricordi di quando è nata più che altro Chiesa Nuova, perché io sono nato alla Chiesa Nuova, quindi la mia casa è ancora lì, bellina come era prima, quindi sono felicissimo. E chiesina poi, io a 31 anni, quindi nel 78, mi chiama il buon sindaco Spartaco Fabbri, che allora era sindaco, noi siamo entrati nel 75, gli anni della vittoria delle sinistre, diciamo così, che tutte le bandierine erano rosse in tutta Italia. Chiesina era anche prima, però in quel caso lì, insomma. E fra, mi dice Marco, guarda, io non ce la faccio più, bisognerebbe che tu facessi te il sindaco. E io, no, allora il sindaco nominava il consiglio comunale, non era elezione diretta. E niente, il consiglio comunale mi nominò e io... iniziai a fare il sindaco, insomma, cioè praticamente anche precedentemente avevano fatto un buon lavoro, nel senso che per esempio l'acquedotto, trovarono l'acqua lì che poi l'ha cercata al comune di Ponte per anni e anni, non l'ha mai trovata, ma lì ai tempi del Lorenzi, ai tempi poi anche del Vannini, insomma, fino al 70-75. Lì l'acqua la trovarono tramite di quelli che c'aveva lo stecchino, andarono là dietro, girava, questo buttava delle specie di gambettini di legno, insomma.
A un certo punto si ferma, dice l'acqua è qui sotto. Aveva ragione che c'era il pesce sotterraneo. Il pesce sotterraneo trovò. La Chiesa Nuova aveva un problema e ce l'ha tuttora, che i sindaci o sono da una parte o sono da quell'altra. L'attualità del nostro paese è completamente diversa dal vissuto che abbiamo avuto negli anni della mia gioventù. Io cresco a Chiesa Nuova con un gruppo di amici che per fortuna vedo non quotidianamente ma vedo con continuità. Ho avuto piacere di organizzare degli eventi riassaporando quei rapporti che erano rimasti un po' nel cassetto, ma che poi invece nel momento in cui ci siamo guardati negli occhi e ci siamo ritrovati sono ripartiti come quando si giocava in piazza, perché passavano 3 macchine al giorno e la piazza era il nostro presidio. Ecco, io quando vedo i ragazzi oggi che giocano in piazza e mi vengono a brontolare perché ce li faccio stare, effettivamente mi piange un po' il cuore, perché noi siamo cresciuti nella piazza. Ci abbiamo fatto di tutto in piazza, ci abbiamo fatto un campo da tennis disegnato col gesso, ci abbiamo fatto campi di calcio, ci abbiamo fatto di tutto di più, oltre che i classici giochi da estate quando le scuole finivano, ma per noi la scuola non finiva mai perché eravamo sempre in piazza, quindi anche durante il periodo scolastico. Buongiorno. Buongiorno. Pastraoni, io ogni tanto, ora sono più grande, quindi magari dai un occhio diverso alle cose, mi dispiace non vedere più di tanti pastraoni in piazza o ai giardini, perché la mia generazione si trovava principalmente ai giardini, un pochino Bar Milano, ma un po' già il Bar Milano era finito perché c'era quelli un po' più grandi, quindi era un po' diverso per noi. Però io quando in questi giorni ho visto dei ragazzi giocare a pallone in piazza, cosa che tecnicamente non si potrebbe fare, però è una gioia vedere i pastraoni per il paese, perché anche quando ti ritrovi e tutte le generazioni raccontano quello che è successo, quello che hanno fatto di gruppo in paese, e quando erano, un termine che insomma in paese si usa, che proprio quando erano pastraoni, quindi quando avevano dai 15 a 18 anni, 19, che ne combinavano di tutti i colori. Probabilmente noi eravamo un po' più tranquilli rispetto a quelli, noi parlo di quelli nati negli anni 90 rispetto a quelli degli anni precedenti e delle generazioni precedenti. Non so se era cambiato un po' diciamo l'andamento del paese e tutto, però eravamo un po' più tranquilli. Noi grandi mattate, come si raccontano, finti rapimenti, statue che spariscono, insomma, non le abbiamo sentite raccontare, l'ascoltavamo, però non... Motorini sul campanile, di tutto, però noi, devo dire, la nostra generazione non ha fatto quello, eravamo un po' più tranquilli, però vivevamo il paese da bastraoni, cioè si bighellonava a giro per il paese con un pallone in mano in bicicletta da aprile a settembre, dalle 2 del pomeriggio fino all'8 di sera, e te eri libero di essere bastraone, cioè eri libero di vivere da, tra virgolette, nomade all'interno del paese, perché qualsiasi cosa ti fosse successa c'era qualcuno che ti dava una mano, cioè tutti sapevano chi eri, di chi eri, questo per tutti, e eri sempre in sicurezza, perché che potevi giocare a pallone in piazza, a giardini o in qualsiasi altra via, non ti poteva succedere nulla, perché c'erano tutti questi signori, soprattutto di una certa età, che erano i vigili del paese e controllavano e avevano tutto sotto controllo, quindi eri sicuro anche nel fare delle cavolate, o che poteva essere scavalcare a campo sportivo, andare a giocare e facevi incazzarcelli, però robe comunque che rientravano nella normalità di un ragazzo, e che magari al momento, all'epoca, per noi poteva essere il massimo dell'esagerazione. La nostra infanzia era quella, era divertimento, soprattutto una cosa, c'era, tornavi da scuola, ti cambiavi, facevi la lezione, ti cambiavi,
come si dicevano, ti mettevi la muta da ruzzo per ruzzare in dialetto e andavi a giocare. Non doveva mai succedere che la roba, la muta che usavi per la scuola, potevi, anche perché qui erano tutti campi, tornavi praticamente, se no eri un ecce homo e a casa erano dolori. La famosa frase di ogni mamma, vieni qua che non ti faccio nulla, era solamente illusoria, perché purtroppo quando poi qualcuno era anche abbastanza subdola, perché la mia mamma, oltre che la vetta, che diciamo era il suo strumento di tortura, avevano anche armi wireless tipo la ciabatta o altre cose, però la vetta di salice, la mia mamma era specializzata nella vetta di salice. E poi la famosa frase, stasera quando torno lo dia a tuo padre e tutto il resto. Diciamo che per un bambino timido, riservato come ero io, era abbastanza paurosa la cosa, perché c'era la paura, come hai detto te prima, c'era il rispetto, c'era tutto questo. 1973 incomincio, ovviamente a Roma a 14 anni non è che la sera si uscisse, si andasse al bar, assolutamente no. E quindi invece qui incominciai a uscire, era proprio un altro mondo, mi ricordo. Mi ricordo che per la prima volta a Chiesina la notte ho visto le lucciole, mentre a Roma le lucciole erano solo quelle che erano sulla circonvallazione con i copertoni accesi e svolgevano l'attività, quella più antica del mondo. Invece le lucciole animali le ho conosciute per la prima volta qui a Chiesina. Così per la prima volta mi hanno portato a rubare le ciliegie, cosa che è impossibile da pensare, o i cocomeri o meloni. E insomma è stato veramente un cambio di vita, ma non c'era bisogno di chiudere le porte, si lasciava le chiavi nelle porte, le biciclette chiuse, qui assolutamente non ce n'era bisogno, a Roma sì, per carità di Dio, era un altro mondo. Nativo da genitori di Chiesina Ozzanese, ossia mio padre era di Uzzano del Torricchio e mia madre è di Chiesina Ozzanese. E so, io sono nato però, no, qui, sono nato a Milano, perché i miei genitori sono sempre stati itineranti, che vuol dire, quando si sono sposati sono partiti, perché qui il lavoro non c'era, sono andati a Milano. Mio padre era direttore del ristorante Cavallini, che anche loro erano originari di Chiesina Ozzanese, verso la Capanna, avevano la casa lì. E io sono nato lì, ci sono stato praticamente fino al 59. Dopodiché siamo venuti via e siamo tornati a Chiesina. A Chiesina ci sono stato 2 anni perché mio padre aveva messo su una catena di impermeabili insieme con lo Scioperini, Benedetti, aveva fatto la Gibes, era nel fondo dove ora c'è Dolfo, in piazza, esatto. Perché Dolfo era dalla parte era dalla parte esatto, era dalla parte avanti dove Bruno Franchi ci giocava a pallone. Bravo, dove Bruno Franchi, dove il pallone andava nel cannello. Esatto. Oh, qui questa è storia questa è già nella pizzeria ultima, quindi questa era già quando stavano davanti al monumento. Esatto. Dolfo e la Giovanna. E la Giovanna. Ci siamo finiti a mangiare la pizza. Anche Dolfo aveva un difetto, però. Quando ci andavi, dopo le 11 e gli chiedevi 4 pizze diverse. Una. E un'altra era, cioè, voglio una focaccina. E lui diceva, se volevo fare le focacce ci scrivevo focacceria fuori. Questa è una pizzeria. sai qual è la cosa, Ganza? Che questa frase era intergenerazionale, perché l'ha detta alla vostra generazione, ma l'ha detta anche alla nostra, uguale. Qui siamo nell'epicentro. Dov'è che tutto nasce, capito? Perché il gestore, sua maestà, come tipo il messia, capito? Noi siamo anche pecorelle smarrite ai suoi piedi, anche avvocato, tutto, una persona completa, anche se uno a vedere non mi darebbe una lira, ma
accompagnatore in determinati casi, come prima si è visto quando accompagnava quel ragazzo in difficoltà a causa della labirintite che gli persiste. È un problema che investe il comune da sempre. Sì, la labirintite. Io ci sono giunto nel 74 e sono arrivato qui con la gamba ingessata, sinceramente. Arrivavo da un paese che definito di campagna è un diminutivo, perché Cinelli, c'erano cinque case. Cinelli è Massarella? Cinelli e Fuscecchio è un satellite di Massarella, sì, sì, sì. Anche se eravamo un po' un corpo a noi, era un micromondo. Quindi arrivare qui con tante persone, tante più giovani, di per lì non sapevo a cosa sarei andato incontro. Ma io penso che io ti ho conosciuto nel 2004, quando ci siamo, nel 2003, quando siamo conosciuti per poi candidarci alle elezioni, e ho detto, e questo chi è? Ma chi è questo? Perché io ci sono stato 3 o 4 anni, fin tanto che non sono andato all'università, praticamente sono andato nel 78, quindi 3 o 4 anni, giusto, dopo un anno sono stato con la gamba ingessata. E comunque, riprendendo il discorso di prima, devo dire che ho trovato a Chiesina un ambiente aperto che mi ha accolto subito. Non è piaggeria, non è il mio carattere fare piaggeria, è un dato di fatto. Ho trovato un ottimo ambiente che mi ha un pochino avviato a quella che poi era la realtà di Montecatini, che per noi era un po' un miraggio visto dal Cinelli, che eravamo di là dal Padule, tanto per intenderci. Ma per chiudere, i primi siamo noi chiesinesi, quelli veri, originari, perché ho voluto fare questa distinzione, perché noi vi vogliamo bene, perché siete molto più chiesinesi di noi. Sì, ecco. Devo dire che sono diventato più spartano degli spartani, sì, è vero. Senti, l'ho detto, il comune della Chiesina, che ci sa di particolare, da semplice paragone, di là dalla via di confine, cioè il ponte, che ci sa di differenza, come disse il mitico Tarabori Franco, un sopporto detto tramaglio, un sopporto quelli del ponte, figurati più un là. Che cava, sì. Sono presidente della pubblica assistenza di Chiesina dal 2014 e per altri 2 anni, fino alle prossime elezioni, che ci saranno nel 2025. La pubblica assistenza di Chiesina è stata fondata nel 1975, perciò fra poco sono 50 anni che è stata fondata. Io mi sono avvicinato a questo mondo negli anni 90. Ci tengo a precisare che io faccio il volontario allo Stato puro, ho sempre fatto da 13 anni a questa parte. Qui nel 2011 è stata inaugurata una sede nuova, dopo pochi mesi è venuto fuori dalla ditta appaltatrice una richiesta fuori bilancio di circa 400.000 euro, che non è stata una richiesta da poco. La pubblica assistenza non aveva fondi, cioè non disponeva quello che aveva fatto. Io ero entrato da poco, allora ero consigliere. Io cominciai a fare cassiere per capire perché c'era questo buco, da cosa derivava. E sono arrivato a una conclusione che non c'era dolo e volontà, ma incapacità, tanta incapacità, però quando si fanno le cose si può sbagliare, sicuramente non erano state fatte per noi. Io nel 2014 ho cominciato a fare il presidente, pensando in 3 anni di concludere l'azione legale con la ditta. Sono riuscito a farla in 2 anni, grazie anche all'esperienza che avevo di sindaco, che mi ha aiutato non poco. E tutt'oggi noi abbiamo un mutuo molto pesante, però che
siamo riusciti a reggere. Questo lo ritengo un vanto anche personale, sicuramente di tutto il consiglio, perché il consiglio mi ha sempre sopportato. Per me questa è una cosa di grande soddisfazione, perché io ritengo che la pubblica assistenza non sia del presidente, ma sia dei cittadini tutti, perché se il 50% delle famiglie chiesine è socio della pubblica assistenza, noi siamo a rappresentare quel 50% e dobbiamo rendere conto a loro. Possiamo dimostrare che abbiamo lavorato con onestà e trasparenza. Se siamo riusciti fino ad oggi, forse anche un pochino di capacità, e questo grazie non solo ai consiglieri, ma molto ai volontari che noi abbiamo. I numeri, i bilanci, ma anche le persone. Soprattutto le persone. Quante persone ancora oggi danno il loro contributo per questa attività associativa che guarda al prossimo? Allora, noi oggi, come tutte le associazioni di volontariato, oggi ci chiamiamo DV, organizzazioni di volontariato, soffriamo di volontari, però purtroppo è un fatto generalizzato. Noi che ci girano qui giornalmente sono 10-12 persone, tutti i giorni ci vogliono. Poi come volontari siamo, che ci girano più tanti, sono intorno a 30-35 volontari. Chi vuole aderire a questa associazione, come può fare? Cioè, bisogna fare dei corsi, bisogna fare un percorso formativo importante. Come si sviluppa questa cosa? Vogliamo invitare anche la popolazione? Allora, certo, allora, anzi, ci farebbe piacere che la popolazione venisse qui, chiede, si informa. Per fare il volontario bisogna fare una domanda che passa dal consiglio. Il consiglio dice, in genere, escluso cose particolari, diciamo, le domande vengano accolte. Chiaramente inizialmente viene preso un periodo di vedere se sono idonei loro e se si trovano bene. I corsi ce ne sono tanti, perché noi non facciamo solo urgenza, emergenza e sociale, noi facciamo anche protezione civile, e vorremmo, e in futuro abbiamo già qualcuno formato, facciamo anche la staffity, la sicurezza sulle piazze. Sì, nati da poco, ma eravamo un popolo in fermento. Dovevamo inventarci qualcosa. Quindi cominciammo a pensare a cosa potevamo creare. Creare o distruggere, perché nello stesso periodo, negli stessi 5 anni, nello stesso lustro, abbiamo creato e distrutto. Abbiamo creato il Corso dei Fiori. Thank you.
dovevamo anche distruggere qualcosa. E cosa abbiamo distrutto? Il campanile. Sì, io mi immagino la gente, dobbiamo farlo nuovo, dobbiamo fare un campanile nuovo, lo dobbiamo fare, mi immagino comitati, ma non abbiamo grandi testimonianze su come è nata la distruzione del campanile, però abbiamo dei documenti che ci attestano che quel campanile non voleva venire giù. Correva l'anno 1968 quando i tempi di allora pretesero la ristrutturazione della vecchia piazza del paese di Chiesina con l'abbattimento della vecchia canonica e l'attiguo piccolo campanile. Nel piano di restauro della piazza fu prevista anche la ricostruzione di un nuovo campanile, ma come spesso accade dopo tanti buoni propositi, arrivano anche lunghe pause di riflessione e dopo che negli anni 70 si dette inizio ai lavori, questi non giunsero mai a buon fine. Chiesina Uzzanese ha sopportato il segno di questa opera incompiuta per molti anni, mostrando, a chi alzasse lo sguardo, una ferita permanente sullo sfondo del cielo. Il campanile, per questo, assunse una sua quasi consacrata caratteristica, quella cioè di essere il più trasparente d'Italia. La parrocchia del paese, con in testa l'arciprete Don Luigi Giuntoli, l'amministrazione comunale e tanti cittadini chiesinesi dettero vita ad un comitato pro campanile, in modo tale che, nonostante l'assenza di finanziamenti dello Stato e della Chiesa, l'ultimazione del campanile dovesse essere stata di breve scadenza, dando così lustro alla piazza del paese. La locale amministrazione comunale stanziò subito un contributo di 60 milioni, a cui andarono aggiunti proventi derivati da volontari insieme alla fantasia dei paesani, i quali, partecipando alla trasmissione Il Buon Paese prodotta dalla Fininvest a Roma, con una rappresentanza capitanata dal sindaco Marco Cortesi, oltre che farsi onore della battaglia, vinse tanti milioni riversati sul progetto del campanile. Cari amici del Buon Paese, siamo in Toscana, a Chiesina Uzzanese, che si trova in Val di Nievole, in provincia di Pistoia, ed ha circa 4.000 abitanti. E come ogni settimana, la telecamera esce dallo studio per cercare di incontrare e di scoprire un altro Buon Paese. I chiesinesi sono simpatici o antipatici? In genere simpatici. In genere perché simpatici? C'è anche qualcuno antipatico. Perché simpatici? Simpatici perché prendono la vita nel verso giusto e sanno ridere quando c'è da ridere. Vi prendete in giro? Sì, molto spesso. Anche lei si prende in giro? Anch'io, sì, mi prendo in giro. E prendo in giro gli altri, quando è il caso. Simpatici? E perché? Perché sono simpatici, no? Uno antipatico ci sarà. Ci sarà anche. Poterlo individuare qua non è. Io penso che non ci sia. Paesino civile, quando un paese è civile è per forza che è simpatico e di conseguenza. L'accompagno, la vedo impaziente alla tribunetta dalla quale avrà il consueto minuto di tempo come tutti i colleghi che l'hanno preceduta per raccontarci di Chiesina Uzzanese. Giustamente vedo che ha preso degli appunti per poter essere preciso, il minuto parte dal mio via, buona fortuna. Chiesina Uzzanese, prego. Chiesina Uzzanese si trova in provincia di Pistoia, lungo la Firenze Mare, fra Lucca e Montecatini Terme. Tale favorevole posizione ha fatto sviluppare notevoli strutture ricettive, alberghiere e ricreative. Ma la maggior caratteristica di Chiesina Uzzanese è la floricoltura, in particolare la coltivazione del garofano. Essa è notevole e di qualità. Il più difficile, quindi grande compito, il portavoce è il signor Mario Giometti. Signor Giometti, benvenuto. Baffi buonasera. Simpaticissimi, da quanti anni li ha quei baffi? Una decina, 15 anni. Una decina, 15 anni. E lei chi li cura personalmente? Sì. Buon complimenti, sua moglie, lei ha figli? Due. E non ridono quando li bacia? Non li faccio un detto? No. È sempre una cosa, una curiosità mia. È maestra di twirling. Sì. Ecco, a Chiesina Uzzanese? Sì. Cos'è il twirling? Vogliamo spiegarlo magari a coloro... È uno sport che tra l'altro ha partecipato anche alle Olimpiadi perché la federazione cioè è stato... Ammesso come gioco olimpico? E noi lo facciamo a livello con una banda. E... Con una banda? Sì, lì dietro perché hanno bisogno della musica. No, qui non c'è, ma la prossima volta quando capito. Torno no. Gliela porto. No, io mi auguro. Roma, Palatino. Sì, no, Roma. Palatino. Ma davvero, io me lo ricordo bene. No, come te lo ricordo? E che stanno a fare? Al paese, no?
al buon paese, che sono lo sbagliato. Sì, no, buon paese si dice. No, bel paese è quello del formaggio. Bel paese è formaggio. Tu si spostò anche il monumento. Quando arrivarono a pigliare, visto la statua con col bimbino in collo, così, sì. Era tutto pieno di terra dentro, rimasero, perché ha una storia, era pieno di terra, perché ai tempi del fascismo il podestà riuscì a non farlo sciogliere, perché li scioglievano, facevano i proiettili ci facevano. Raccomandato, si vede telegrammi, no, del prefetto, dovete mandarci il monumento. Io a un certo punto disse, va bene, stamani si va e si piglia. Poi arrivarono e non c'era più. C'era come si fa? È un c'era, poi finì la guerra. Lo sai dove l'avevano messo? L'avevano sotterrato nel canneto là. Questa è la storia di quel monumento. È rimasto lì perché lo sotterrarono. Gli stessi fascisti lo sotterrarono. Sì, sì. Perché non lo volevano sciogliere. Vada la storia. Quel campanile con le mutande. Quel campanile con le mutande. Andava lassù, vi ricordate, no? Non me lo ricordo, sì, che c'aveva la testa più grossa del sole. E quando fecero la prima tentativo di suonare con le piatte in cima, scapparono tutti. Sì, perché oscillava. Oscillava. Era più pesa la testa che... Sì, fece il pavimento della chiesa e poi il campanile nuovo, insomma, con l'architetto Canipari di Buggiano. Canipari, sì, esatto. Che ha cercato il più possibile di fare come era prima, no? Sì, beh... Perché ero un ragazzino, mi ricordo, anni, come era prima il paese, per buttare giù il vecchio campanile, quello piccino. Vediamo se te lo ricordi. Madonna, lo tiravano, non veniva giù nemmeno con... L'aveva legato col cavo d'acciaio. Non veniva giù nemmeno. L'idea nacque 25 kg fa. Ok? Intanto, 25 kg fa. No, quasi 40 anni fa, dai. No, niente, tramite la conoscenza di un architetto lì di Altopascio che conosceva i fratelli Lippi, Franco e Claudio Lippi. Vennero un paese, si mangiò una pizza, insomma, e quando videro il campanile, disse, porca miseria, sto campanile con le mutande, allora era morto il campanile con le mutande. Sì, sì, era chiamato così. Venito al buon paese, che io faccio, era già partito lui col buon paese. Insomma, da lì nacque la questione, si incominciò a trattare tutto e poi andammo per risolvere il problema del campanile in mutande. Una grande squadra, chi c'era in questa spedizione? Papà, c'era Mario, c'ero io, c'era la tua mamma, la mia suocera, poi c'era la Marzia, Adelfo poi c'era la Stefania Simoncini poi c'era anche il babbo dell'Angela del Catastini, il genero del Catastini, lui venne per una prova che ci fecero fare, lui era bravo per a livello di fiori, composizioni, insomma, sì. Una prova da superare era quella. E la chiesina Rosellini per le televisioni, anche fecero aggiustare il televisore, vince anche lui. La chiesina arrivò e subito irruppe così. Intanto entro io e butto fuori il concorrente che ormai Varazze. Varazze che era una vita. Otto volte che vincevano. Andarono via con dei musi. Vabbè, no. E c'è chi era per la musica, poi era per le lingue. La Simoncini poi... che era per l'inglese. Per l'inglese. Bravissima, letteratura inglese. Sì. Una, mamma mia. Una delle due gemelle. Sì, la Stefania. La mamma di Mario era bravissima per i cruciverba, proprio bravissima. Ci eravamo allenati a Verdi, lì a Concorde, io per la musica. Quindi c'era un gruppo di allenamento, cioè addirittura facevate... Siamo stati... Gli allenamenti per il cruciverba facevano, diciamo, anche Adelfo, Adelfo era bravissimo, sì. Però si allenavano. Si allenavano col Fabri, che era bravissimo. Il Fabri. Fabri, babbo di Tiziana Fabri, moglie di Gongi. Ah, del Gongi. Di Gongi. E di Franco. Detto Cappellino. Detto Cappellino. E poi la seconda puntata invece che succede? Si perde. Purtroppo. Contro chi? Contro una città meridionale, meridione. Non me la ricordo. Ma è una città meridionale. Come? Marciano, ecco. Umbria. Vabbè, era meridione di Chiesina, insomma.
sono passati tanti anni, noi riportammo circa 90 milioni, allora erano milioni di gettoni d'oro dalla trasmissione, che poi oltre cambiati, 90 milioni insomma, che poi cambiati in oro chiaramente tramite meno, la banca, noi ci dettero alla, al prete, mi ricordo, sì, sì, al sacerdote, insomma, e andò in banca e poi quando aspettarono un attimino che il prezzo dell'oro fosse il momento migliore, e li trasformarono, sì. E dopo partì tutta la progettazione per rifare il campanile e facemmo anche il pavimento, però tutto il pavimento della chiesa che c'era, allora quei soldi lì. Allora c'era Don Romano. Ah, Don Romano c'era. Me lo ricordo. Sì, il pavimento mi ricordo che c'era il Don pavimento Romano. Si fece anche. Sì, ma allora il Buon Paese si parla del 1985-86. Sì, sì, sì. Don Romano arrivò più o meno nel 90. Allora non c'era Don Romano, c'era Il Lollini. No, Don Giunto. C'era Don Giunto. Diciamo la verità, non si presenta troppo bene. Ma contentiamoci, via. È un pochino trasparente, un pochino limpido questo campanile. Come mai in queste condizioni? Ma io l'ho trovato così. Lei l'ha trovato così? Perché io sono... Un campanile fantasma? No, fu costruito dal mio predecessore. Io sono venuto qui poi nel... Sì, ma voi vorreste rimetterlo in opera? E i tedeschi quando vennero in camera mia, io avevo la radio che sentivo tutte le sere Radio Londra, soltanto una notte ci invasero la canonica. Io ero verso le 2 e sentì venire dalla capanna un camion, si fermò proprio davanti al municipio, dove era il municipio. Saltarono giù tutti i soldati e circondarono la canonica. Mondo caro, io che dici? Saltai subito dal letto e buttai la valvola da una parte, la cosa, questa che faceva da contrasto, insomma, da una parte, e la cuffia da quell'altra, insomma, sparsi un pezzo qua, un pezzo là, perché dissi, se vengono mi trovano la radio, vogliono sapere quel che sento. E poi cominciarono a sbarracchiare la persiana giù dell'uscio. Io andai di là, c'era un salottino sopra. Vengo, facevo. Intanto chiamavo il rettore che dormiva come un tasso. Allora, questa è una foto storica perché era praticamente finita la guerra, c'era l'armistizio, e davanti il tabacchino, il Pippi, in piazza, si riunirono tutti i giovani che di quel tempo. Questo qui è ad esempio Morando, questo era il Pippi che suonava il violino, poi c'è il... Morando l'ho visto anziano. Questo era mio socio Vittorio, poi c'è il Bianucci, c'ho i nomi di tutti, ce l'avevo scritti da qualche parte ma ce l'ho ancora, e sono, diciamo, di questi qui in vita, dubito che ci sia ancora qualcuno. C'è questa foto qui che molto ovviamente era quando stava subentrando a Don Giuntoli. Quindi era il 1990. Prima, 1989. E lì praticamente quando arrivò Don Romano nacque anche il gruppo Scout nell'89, sì, Chiesina. Voi siete famiglia Scout, come sì, praticamente ci chiamò... Del ceppo di Santa Lucia. Il ceppo di Santa Lucia, perché ci chiamò Don Romano, nel senso che dice, ma sarebbe, venite, e non gli si disse di no. Sono nate tante cose insieme con lui, che poi sono morte con i suoi seguaci. Purtroppo. C'era anche prima il circo c'era Ferdinando. C'era Ferdinando. Carmignani, esatto. E poi dopo con l'arrivo di Don Romano c'è stato un po', ci sono stati dei cambiamenti. Sì, c'è stata, diciamo, messa la cucina per fare le cene, insomma, tante altre cose sono nate, tante altre attività. Che ricordo ci lascia il passaggio di Don Romano a Chiesina, la vita di quest'uomo per molti è stato straordinario. Il ricordo è molto buono perché praticamente c'era il gruppo degli anziani, tutti i mesi veniva fatto qualcosa per loro, poi gli scout, era un punto di riferimento di aggregazione per i ragazzi, e che tutto sommato oggi manca. Non c'è più né da una parte, ti parlo dal lato ecclesiastico, né dal lato
non ecclesiastico, perché non c'è più né circoli arci, nulla. Per i ragazzi, per i giovani, un punto di aggregazione sarebbe una cosa fondamentale, che gli altri paesi hanno e noi non ce l'abbiamo più. E mi dispiace, sarà un vuoto generazionale per diversi anni. Esatto, esatto. Andare dal sindaco, ci aspetta su, forse, chissà se lo troveremo. Non c'è, dobbiamo aspettare. Bene ragazzi, grazie di questa opportunità, perché parlare di Chiesina, parlare del mio paese è sempre una passione, è sempre una gioia. Mi ricordo molto i personaggi che hanno caratterizzato in quegli anni la Chiesa Nuova, tutti quelli che purtroppo oggi non ci sono più. E devo dire la verità, non ci sono più neanche i personaggi che caratterizzano i paesi, che caratterizzano le frazioni. La storia dice che prima della festa delle frittelle c'era lo scherzo del fantone, qui dovreste andare a trovare chi è un po' più in là con gli anni e ve lo racconta con quella goliardia, quella voglia di scherzare, ma c'era anche quello sfottò sano, genuino, che a seconda chi veniva fatto dai ragazzi di quel tempo scaturiva le ire dell'oggetto del contendere. Quindi era bello che quando mi raccontavano durante le serate al bar, perché poi anche il bar è stato per noi una scuola di vita, io lo dico sempre, i giovani di oggi, oltre a non avere la scuola del servizio militare, non hanno anche la scuola del bar. La scuola del bar ti dava comunque un indirizzo che l'anziano lo dovevi rispettare, perché sennò ti dava un paccone intanto. Che guardare giocare a carte quelli bravi, se lo sapevi fare, imparavi, era un onore. Poi c'era il gioco del biliardo, te giocavi quando non erano ancora arrivati quelli grandi, perché quando arrivavano quelli grandi te dovevi smettere, com'era la partita, te dovevi smettere. Ti facevano finire la partita se proprio avevi cominciato a essere in simpatia e nel rispetto dell'ambiente. Tutte queste cose le abbiamo perse, infatti vedi i ragazzi che oggi non hanno il minimo rispetto di chi è un po' più anziano, un po' più là negli anni, un po' più dentro a un contesto, e questo manca proprio come tradizione di portare avanti le idee di paese, quindi ci stiamo un po' omologando a un'esteriorità che a me non piace. A me piaceva molto di più quello che veniva fatto negli anni passati. Io quando arrivavamo al bar, perché c'erano le prime partite date nella televisione del bar, era tutto pieno, non trovavi posto, addirittura dovevi quasi prenotare le sedie perché non trovavi il posto per guardare la partita. E poi il bello era le discussioni, e poi le discussioni da bar, quante corse ha vinto Tizio, quante corse ha vinto Caio. Oggi non ne spiega più nulla, vai su internet, in un secondo hai risolto il problema e la discussione muore lì. Invece le discussioni al bar duravano per ore, fin quando non arrivava un esperto di quel settore che ti diceva precisamente quante gare aveva vinto, quante tappe al Giro d'Italia, quante tappe al Giro di Francia. Finiva la discussione, ma finiva la discussione ti andavi a letto contento, perché avevi trovato quello che ti aveva spiegato come funzionavano le cose. E tutto questo manca. Noi siamo stati fortunati, io credo che la nostra generazione nella storia sia stata forse la più fortunata, perché ha vissuto quel periodo del telefono con la rotella,
del telefono a gettoni da militare per fare la fila per telefonare, al telefonino, a WhatsApp, a tutte queste innovazioni che sono utilissime, per l'amor di Dio, ma noi le apprezziamo molto di più perché siamo partiti da quel momento lì. Lo dico sempre, avendo ancora a che fare con un po' di giovani, per fortuna sono ancora nel mondo del basket che mi lega a filo doppio dalla mia gioventù, l'ansia di telefonare a casa di una ragazza e ti rispondeva il babbo o la mamma ti metteva un batticuore che oggi non provi più, non ha meno valore. Secondo me anche questo è un aspetto che purtroppo i ragazzi di oggi non proveranno. Vi dico che sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto per lavori, per quello che è il benessere del paese, per migliorare la qualità della vita dei ragazzi, perché da qui a un anno sarà finito il centro sportivo con i nuovi campi da tennis, il nuovo campo da padel, ricostruiremo per dare modo anche lì di migliorare l'offerta un campo da beach volley, abbiamo rimesso a posto il campino da basket all'aperto, abbiamo terminato quasi i lavori ai due campi da calcio, rimettendo a posto un po' anche le tribune, miglioreremo le tribune, andremo a migliorare anche un po' la parte degli spogliatoi. Perché dico questo relativamente al mondo dello sport? Perché vengo da quel mondo e credo che i ragazzi che si avvicinano alla Chiesina, a questo mondo, a queste società, possano avere un futuro migliore. Perché? Perché si cresce sani, perché si cresce in gruppo, perché non si cresce davanti a un computer, ma si cresce attraverso le relazioni fatte da uomini che poi diventano anche uomini che potrebbero andare un domani a amministrare questo comune. E amministrare questo comune partendo da rudimenti, dal voler di bene, l'amministri meglio. Non sei catapultato dalla politica a amministrare il comune, sei cresciuto nel tuo comune, sai quali sono le caratteristiche che ha, sai quali sono anche i personalismi, anche il carattere che ha la gente in questo comune. Io qualche volta provo a spiegare le dinamiche anche agli uffici, perché gli uffici giustamente sono gestiti anche da persone che non sono chiesinesi e quindi hanno un'idea diversa, no? Però piano piano integrano la loro idea con quello che è il pensiero comune di chi è chiesinese. Chi è chiesinese ha una caratteristica importante, che è un critico, è scontento, però poi apprezza, capito? Noi viviamo in un contesto dove da fuori Chiesina viene ammirata, ma se parli come un chiesinese non mi ha mai soddisfatto fino in fondo. Siamo contenti di quello che facciamo con le scuole, del rapporto che c'è tra le istituzioni scolastiche e l'amministrazione, tra il corpo docente, con i ragazzi stessi. Stiamo facendo delle cose insieme, siamo contenti del rapporto che abbiamo con il gruppo dei genitori che è coinvolto, con le mamme che organizzano la festa di fine anno, con tutto quello che viene svolto a livello di paese. E poi ti ritrovi che magari c'è un'associazione fatta di tre persone e già le tre persone tra di loro litigano, perché poi alla fine c'è comunque la voglia di essere sempre combattenti, no? Sotto certi aspetti, perché i nostri ragazzi sono il presente e sono il futuro di questa amministrazione. Io a battuta, quando vado nella scuola media, lo dico ai ragazzi anche delle terze, dico: guardate che probabilmente tra di voi qualcuno domani sarà al posto mio. L'incontro con il sindaco Fabio Berti termina con un brindisi insieme a tutta la giunta per i 60 anni della Chiesina.
Chiesina Basket, al di là degli albori noi abbiamo da fare un ricordo doveroso, che è quello di Antonio Guelfi, che è stato il general manager degli anni d'oro di questa squadra. A tratti è stato presidente, general manager, factotum e vale, insieme a Giocondo Biondi ovviamente, che era l'altro personaggio, l'altra figura storica del basket a Chiesina, bene o male. Babbo ci ha dato tanto a Chiesina, per anni è stato comunque lui che ha diciamo, tenuto le redini un pochino di tutto quello che era l'organizzazione della prima squadra e poi anche di quello che era il centro giovanile comunque. Ricordo è doveroso perché comunque ha speso tanto, una buona porzione della sua vita l'ha dedicata alla pallacanestro a Chiesina e a quello che poi è diventata oggi, anche perché bene o male il retaggio di quello che ha fatto poi è rimasto. E noi abbiamo cercato poi in questi anni di lavorare su quello che era il messaggio che aveva dato inizialmente, che poi è stato ripreso cercando ovviamente di stare un pochino più al passo coi tempi, con le generazioni che sono cambiate, con quello che è stato da quando, 2014, da quando poi siamo subentrati. Babbo è mancato nel 2011, poi nel 2014 anche Giocondo Biondi, diciamo, ha lasciato il passo a Luca, che è diventato presidente in quel periodo lì, e insieme poi a Alessandro Sturlini, Spadoni Alessio. Ma tutta una generazione, perché noi siamo dei ragazzi ormai diventati adulti, tutti bellini con i figlioli, a tratti siamo adulti, non sei il primo che lo dice. E siamo cresciuti tutti col basket, perché a Chiesina, bene o male, i giovani passavano prima dalla palestra, che poi è diventata Dante Benedetti, il centro sportivo Dante Benedetti, l'è diventato in seguito. Noi abbiamo questo ricordo particolare, ognuno, tutti abbiamo preso in mano la palla da basket. Io avevo Angelo Jacopini, che era uno degli eroi di una delle promozioni storiche in C del Chiesina Basket, ma insomma i nostri eroi erano diversi, c'erano le bombe del Focosi, sì. C'era il Doretti, c'era Ciccio Pellegrini, Andrea Stefanelli, Rebote Stefanelli, insomma avevamo una formazione di tutto riguardo, sì. Che ha seminato il panico nella Toscana, perché insomma e anche oltre, perché per quando anni, eravamo in C, esatto, per anni siamo stati il comune più piccolo a fare un campionato nazionale, quindi il comune più piccolo come popolazione a riuscire a fare un campionato nazionale, che era allora la Serie C, che non ha niente a che vedere con quello che è la Serie C oggi, perché comunque è cambiato tanto anche dal punto di vista poi tecnico agonistico, e la Serie C di allora era un campionato nazionale, era un campionato quasi professionistico. Tosto. Infatti il Ciccio Pellegrini veniva dalla Panapesca, certo. Come altri giocatori che poi andavano anche nelle squadre intorno a noi, tipo Masse Cozzile, che è stato nostro acerrimo nemico, il protagonista insieme a noi di memorabili derby. Dualismo Luca Focosi, Riccardo Charlier, è top. È storico. Sì, diciamo, sì. Storico. Andrebbero rivisti ancora a tirare da tre, non lo so cosa succederebbe. Charlier ancora allena la squadra Wisp a Montecatini, Luca Focosi si è dato un po' più al tennis, però secondo me il mancino di Luca ancora qualcosina. No, Luca ricomincia, perché secondo me lui ancora darebbe pappa e ciccia a diversa gente. Assolutamente. C'è chi è diventato allenatore e c'è chi è diventato presidente, poi c'è chi ha continuato a giocare a basket anche a livello amatoriale, però insomma a Chiesina gli abbiamo dato abbastanza. Assolutamente, sì. Nel 2014 quando Luca è diventato presidente eravamo la squadra Wisp, quindi Chiesina Warriors, che poi per una serie di motivi, per età, per necessità, che comunque la prima squadra aveva bisogno anche di nuove energie, di nuova linfa vitale, quindi poi è stato un po' inglobato il tutto, quindi tanti che si davano da fare per quello che era la squadra Wisp, quindi quel gruppo di amici, poi io ho fatto l'allenatore, lui era il presidente, altri comunque stavano dietro all'organizzazione di tutto quello che c'è da fare per mandare avanti una società sportiva poi di questi tempi, che non è proprio semplicissimo, perché negli anni poi sono aumentati
i problemi, sì, le necessità, problemi, responsabilità, gestione, organizzazione, quindi ora è decisamente diverso rispetto a quegli anni. Però, come dice lui, è stato da un gruppo d'amici, quindi noi insieme abbiamo cambiato, perché qui c'era da cambiare per stare al passo col tempo, quindi abbiamo cambiato l'organizzazione e da lì, dallo stemma, il nome, i colori, tornando ai colori storici bianco-rossi, e da lì siamo ripartiti e, insomma, e ora abbiamo 170 ragazzi, quindi direi che il lavoro di tutti è stato ottimo. Sdrumo, da Sdrumo a Wildcats, qui ci corre... Sdrumo va spiegato, perché sennò potrebbe essere facilmente malinterpretabile. ma va! Sdrumo era l'urlo storico che veniva fatto prima della partita, durante i time out, comunque era l'urlo che veniva fatto in campo dai giocatori con l'allenatore. Wildcats è diventato poi... il nuovo logo, il nuovo nominativo, derivante un po' da quello che è la nostra storia, perché dai gattaioli, come ci chiamano in tanti, come ci chiamano i ranocchi, come ci chiamano i ranocchiai, quindi il bugianese, si scelse, ecco, di fare questo cambiamento, che comunque però avesse un legame con quello che era la nostra storia, il passato dei chiesinesi, bene o male. Quando Marco ed Elisa mi hanno mandato queste foto, la pallonata è arrivata, dritta al cuore, per non dire nel muso, sì, perché certi volti e certi ricordi non si dimenticano facilmente. Nasce tutto da un oratorio, Pallavolo Giovanili Salesiane, Istituto Maria Ausiliatrice, più di una società sportiva, casa e famiglia di tantissime ragazze che così sono cresciute facendo sport in maniera sana e pulita. Ci sono anche i volti di quelle suore che mi hanno educato e mi hanno accompagnato nella mia crescita. Poi ci sono quelle che non passano in queste foto: suora argentina, suor Rina, la mia maestra delle elementari, per non parlare di suor Rema e di suor Ines, ma soprattutto manca suora Albertina, che sul pullman alle gite ballava sul corridoio del mezzo. Fa ancora ridere a pensarlo. Fa riflettere, con un briciolo di nostalgia, il bene che i chiesinesi hanno voluto a queste suore, ma soprattutto il bene che queste suore hanno voluto a noi.
Marchioni aveva una possibilità. Dice: ragazzi, si può fare anche una ripresa in esterna fuori comune, però le alternative sono due, siccome ci sono dei problemi legali, contratti vecchi, o a Ponte Buggianese o fuori regione. Noi abbiamo detto no, a Ponte Buggianese no. Allora addirittura si passa l'Appennino, si viene in zona Romagna, provincia di Forlì Cesena, e dove si viene? Precisamente a Bertinoro. Bertinoro, oltre a essere il nome del divano che ho a casa, è anche un paese dove è nato nel 1930 Spartaco Fabbri, che è stato sindaco di Chiesina Ozzanese dal 75 al 78. Il primo sindaco forestiero, diciamo, di Chiesina Ozzanese, che evidenzia una particolarità del nostro comune, che anche se piccolo, geloso delle proprie origini e delle proprie radici, decide di dare la possibilità di fare il sindaco anche a una persona da fuori, che si trovava a lavorare a Chiesina e che per 3 anni fece il sindaco di una giunta di centrosinistra e guidò il nostro comune. Quindi salutiamo Spartaco, che purtroppo non c'è più da qualche tempo, salutiamo anche Bertinoro, e il prossimo passo sarà decidere dove andare fra Ale Comune e Budesti. Ora vi si farà sapere, eh. Arbi, aspetta un attimo. Ma si sta andando bene per Chiesina Ozzanese? Chiesina Ozzanese è la direzione giusta. Proseguendo avanti, ci sei, ecco, sei arrivato. Ho capito, ma prima di arrivarci, mi puoi dare un po' un quadro generale di che cosa mi posso trovare? A Chiesina Ozzanese trovi tante belle cose, tante belle cose, divertimento soprattutto, trovi industrie, trovi una ricezione anche della popolazione molto... Cioè, un'accoglienza veramente particolare. Ho capito, ma Chiesina Ozzanese in sé, se dovessi presentarlo, cosa dovrei dire? Chiesina Ozzanese è un comune nato abbastanza di recente, sì, dal 63, da una scissione dal comune di Uzzano, quindi da quell'epoca comune autonomo. Comune autonomo che si... diciamo, ha una popolazione di circa 4.000 abitanti. 4.000 abitanti tutti attivi, anche... la popolazione, diciamo così, non più giovane, è attiva ugualmente, perché abbiamo il settore agricolo dove confluiscono anche le forze, diciamo, le forze non più giovani, ecco, sì, ripeto. Caldo bestiale oggi e io sto andando in via di Pietreto, sull'ora del tramonto, quando fervono i preparativi della festa più bella del mondo. Una festa che si celebra da più di 20 anni. C'è musica nell'aria. Siamo in via di Pietreto. Via di Pietreto, c'è una parte della Chiesina che sembra di non essere né alla Chiesina né in Italia. Infatti lo slogan qui che va per la maggiore è via di Pietreto libera. Voi sapete che Chiesina ha 3 frazioni, Capanna, Molin Nuovo e Chiesa Nuova. Ma la Chiesa Nuova ha dentro una frazione in più, e questa è via di Pietreto. Ecco, via di Pietreto per noi chiesinesi è come andare all'estero. Via di Pietreto è il Liechtenstein, è quel momento di evasione dove forse anche per entrare ti potrebbero chiedere il passaporto. Via di Pietreto è una repubblica a sé, è nel mezzo, nella terra dei due mondi. Dentro via di Pietreto c'è anche l'estero, dentro, cioè a sua volta, certo, la via dei Gladioli. Abbiamo un rappresentante di via dei Gladioli qui alla festa nell'aia di via di Pietreto, via di Pietreto libera. Adottato. Adottatissimo. È un mondo a parte, però fondamentalmente è sempre stato anche, è percepito così da chi ci vive, però fondamentalmente anche dal paese, perché via di Pietreto è un po' un mondo a parte, no? È una via di una frazione che è la Chiesa Nuova, però anche la Chiesa Nuova c'ha il suo centro. Siamo bravissimi in Val di Nievole, siamo bravissimi in provincia di Pistoia a spezzettare tutto.
diciamo che noi siamo i re, perché qui veramente sì, qui di una via abbiamo fatto praticamente un impero, abbiamo fatto una cosa a parte. Qui a Via di Petreto ci sono due cose, una squadra di calcio che è la Lokomotiv Via di Petreto, nata nel 2011. L'altra cosa che c'è in Via di Petreto, e questa viene da molto più lontano, è la festa nell'Aia. Una festa fatta di cappelli di paglia, di gonne lunghe, ovviamente per, gli, insomma, per le partecipanti femminili, di vino contadino e di birini da Po. Una festa che non si pubblicizza, una festa che di fatto non esiste nel calendario fiere e sagre. È una festa così. Nasce 22 anni fa, casualmente, perché... 23. 23? Sì, nel 2000... E uno? No, no, 2000. 00. 2000. 2000. Quindi ho preso palo 7, 4, 5 volte. No, vabbè, diciamo che è prima ancora del numero zero. Si fece la festa sorpresa per la mia ex fidanzata, che compiva 30 anni. E si fece un buffet, un po' di musica così, parenti, amici, 70-80 persone. E poi eravamo in Grecia io e gli Arnoldini con le rispettive compagne e si disse: ma abbiamo il posto, perché non facciamo l'evento da ripetere tutti gli anni, anche per rivalutare un po' le aie, no? E per recuperare un po' le aie contadine e farle un po' rivivere, lo scopo era un po' anche quello. E niente, nel 2001 abbiamo fatto praticamente il numero zero, una sorta di prova di quello che poi sarebbe stata, e poi di fatto è nato nel 2002 con i primi veri concerti e diciamo un po' l'inizio della storia della festa nel live per come la conosciamo, ovviamente con numeri molto ridotti, e poi dopo c'è un po' scappata di mano, via, diciamo così. Mai! Le prime me le ricordo vagamente, anche perché all'epoca ancora non lavoravo nella festa e quindi potevo venire soltanto a divertirmi. Le prime non me le ricordo. Mi ricordo che la seconda sono venuto in bicicletta. E quello allora, me lo ricordo. Allora, la seconda sono la terza o la quarta, io sono passato alla bici. Alla bici. No, io la seconda. Mi ricordo che ebbi delle difficoltà sulla Romana, sul posto. No, io un paio con Giacomo siamo tornati in bicicletta, ma a spinta. Io giro intorno al capitano, volevo giocare, c'ho anche il salto dell'ostacolo. Allora. La prima volta che ho avuto a che fare con questa festa qui ero... sicura, probabilmente minorenne, perché mi ricordo che sentivo la... Dici di no? Ma guarda, che quant'è? 20 anni che c'è? 22, questa è la 22esima edizione, a parte abbiamo saltato un paio d'anni. Ti ho detto minorenne, minorenne. Eri minorenne di un'ora e un quarto. Beh, di poco, ma minorenne. E io abitando proprio in fondo, essendo l'ultima casa di Via di Petreto, sentii la musica e cercai di capire da dove provenisse questa musica e il giorno dopo seppi che esisteva questa festa qui. Quindi poi diciamo che l'anno dopo sono venuto e di lì mi sono sempre un pochino sterzato e avvicinato alla festa. E poi, come dicevo, in quei primi anni della festa io in realtà ero vicepresidente e poi presidente di un'associazione che faceva cooperazione con i Bimbi Sarau. I mesi di luglio e agosto noi avevamo i bambini e fai conto che sterzavamo il programma dell'accoglienza dei bambini Sarawi per farli venire qua o per essere comunque presenti sempre all'interno della festa, perché in quel periodo lì i bambini erano presenti sul territorio e quindi addirittura ci giostravamo con la festa nell'Aia il percorso dei bambini Sarawi all'interno dell'accoglienza sul territorio. La tua prima festa dell'Aia come te la ricordi? Beh, un po' vagamente diciamo, però ho iniziato a filmare la prima festa nell'Aia lì alla Mescita. Ah, la prima, quindi... con telecamera fissa, sì, ero diciamo videomaker, diciamo. Però insomma... Ho fatto una gran carriera, non esiste più, infatti, vedo, esistono ancora, infatti sei passato alla sega elettrica, oh perfetto. No, benzina, elettrico. Elettrico mai, noi elettrico siamo ancora
analogici, non siamo ancora passati al digitale. Sì, è l'energia che si sprigiona e che si avverte subito appena uno arriva, no? Cioè è una festa totalmente trasversale, puoi trovare dalla ragazza col tacco 12 al pancabestia col cane a guinzaglio e rastone, al bambino di pochi mesi, al signore di 80 anni, e lo si avverte subito, anche se uno venisse con le più brutte intenzioni gli passano subito e si cala subito nell'energia che c'è. Come diceva Alessandro, è proprio la festa del contatto fisico, ma soprattutto del contatto fisico, e noi parliamo di abbracci, di pacche sulle spalle, di baci, ma soprattutto tra persone che non si conoscono. È quello che noi cerchiamo di diffondere, di portare avanti e di spiegare alla gente che va bene, venite pure con i gruppi dei vostri amici, ma poi mischiatevi con la gente, perché... E quindi si trovano le persone con la camicia e la giacca, si trovano le persone che piantano la tenda qua dietro e ci dormono, sì. Si trovano le persone in ciabatte, si trovano i cittadini di qua, sì, la gente della Chiesa Nuova, della Chiesina, c'è gente che viene e dice: ma che è qui? Ma posso venire? Se siamo ancora esseri umani è perché esiste una festa nell'aria, e la Via di Pietreto è ad oggi l'unico, l'ultimo forse, baluardo dell'umanità antisocial, il social ancora analogico, quello che si fa con le mani, con l'abbraccio, col sudore, con la conoscenza, con la chiacchiera, con la ricerca di una persona che dopo un attimo ti è sparita, mentre invece sul social basta digitare il nome di quella persona e quella persona la ritrovi. Ecco, qui al massimo te la dimentichi in 2 minuti, ma l'hai vissuta. Chi ha il bicchiere in mano se lo metta in bocca, lo stringa tra i denti. Tutti, Allora, voi lo sapete, vi guardo uno a uno. Se qualcuno non sta applaudendo, mi incazzo. È una festa per voi questa. Applauso bulgaro, porta fortuna, dai, Te al banco, più veloce! Una frase, un luogo comune che è molto in uso in questi ultimi tempi, a Chiesina in particolar modo. La voglio affermare anch'io. Io sono tollerante, però ce n'è troppi. A chi mi riferisco? Ma agli interisti.
ci sono troppi interisti a Chiesina e questo lo ribadiamo da una vita, però stavolta è toccato a me certificarlo in questo splendido documentario. Voglio documentarvi un evento che dal 2007 si ripete a Chiesina Orsanese, ovvero gli interisti. Ora ce l'hanno con i rossoneri, ma solitamente ce l'hanno con noi gobbi. Questa è Chiesina e questi sono gli interisti, non ci possiamo fare niente. Il pensiero va al mio nonno. Ciao Otello. Ma tutti gli anni fate sta cosa? Certo, dal 2007. Dal 2007, sì. Quindi vi siete fatti la scena del triplete. Triplete, quella è stata l'apoteosi delle scene. 540 persone a tavola. Però ora... A cuocere la roba, mamma mia. Cominciato nel 2007, ci viene in mente così. E si è sempre aumentato le persone, da 120 che si doveva essere 60 la prima volta, 80 si era 120. Poi man mano negli anni 200, 220, 300, 280, sempre un lavoro. E poi l'apoteosi. Sempre tutti dell'Inter. Ora sì. Mario, io ti giro intorno e c'è la maglia tua, sì, che è... L'hanno regalata per il 60. Per il Mario 60. Oh. Mario, allora, io lo sai, sono gobbo, non ce la faccio. Okay, anche se sono di famiglia interista, non ce l'ho fatta. Non lo saprò, che dici. Non ce l'ho fatta. Però voi interisti siete, in un certo senso, lo spirito della Chiesina. Perché? Perché non vi va mai bene niente. Siete sempre a pretendere qualcosa. Vi lamentate di tutto, però alla fine qualcosa vince. E poi si fa qualcosa. E poi qualcosa fa. Maledetti interisti. Bene, più ci maledite, più siamo contenti. Grande Mario. Abbiamo qua. No, ne scappate. Mi firmi la liberatoria, Se sei... Guarda che gentaccia. Allora, ci abbiamo il vicino di casa. Quello che sta in via Roma, ma c'è piovuto, è uno dei più grossi ristoratori della storia. Grossi perché sono dispessore. Perché sei grosso, perché sei dispessore. Allora, maledetti interistaci, io ho aperto una rubrica per questo documentario che è "Ci sono troppi interisti alla Chiesina". Noi gobbi siamo andati in crisi su questa cosa, perché noi non ci riusciamo, voi invece sì. L'attaccamento dell'interista alla squadra io penso che sia unica, bisogna dirlo, perché anche negli anni che l'Inter non vince è sempre presente allo stadio, non per niente è sempre esaurito di continuo, sicché vuol dire che l'attaccamento è grande. E questo si vede anche a queste piccole, diciamo, virgolette, ritrovi che organizziamo fra amici interisti, fino ad arrivare al culmine del triplete nel 2010, che eravamo oltre 550 persone al Parco Pertini, fu fatta un'impresa. Sì, infatti in quella serata lì migrai all'estero, andai in Svizzera. Però siamo un gruppo, diciamo, molto affiatato, noi del club, e riusciamo a tenerlo in piedi, pur che siamo in un paese piccolo come Chiesina e dintorno abbiamo grandi club come Capandoli, Monsulmano, Prato, cioè club da 400, 500, 600 persone. Noi qualche quest'anno siamo riusciti a andare oltre i 100 tesserati e non è poco. Tocca dirlo, accoglienti, perché ancora non mi hanno cacciato a uno di questi eventi. Quando lo facevamo al Parco Pertini c'erano tanti infiltrati milanisti, juventini, e erano ben accetti, perché è una cena tra amici e cioè nessuno viene mandato via, non è mai stato. Quindi alla Chiesina comunque restiamo umani e sportivi. Noi siamo sempre stati. La Chiesina è un paese di superiori, sempre. Tutti, chiesinesi è un popolo sopra le righe. Perfetto. Secondo me è l'ultima, la generazione in cui si è perso un attimo più il senso della comunità, ma non perché non ci sia comunità a Chiesina. Chiesina probabilmente in giro per la Val di Nievole, per i posti che conosco, sono l'unico paese che è rimasto comunità, però la comunità come era prima, dove tutti ci si conosceva, tutti ci si davano la mano,
un po' è cambiato il mondo, un po' sono cambiate le persone, c'è stati tanti nuovi chiesinesi che si sono aggiunti, quindi probabilmente la mia generazione è quella in cui si è vissuto sempre un po' di senso di comunità, però sempre un po' meno, abbiamo vissuto un po' meno il paese, ci si conosceva un po' meno tutti, le scuole erano sempre più lontane, più persone che andavano all'università, è un processo, diciamo, generazionale che ha coinvolto, credo, tutti i paesi d'Italia. Però il senso di sentirsi chiesinese, il senso d'appartenenza al proprio paese, io quello lo sento sempre forte. Ora io vedo che quando vai a giro per la Val di Nievole, che può essere luoghi un po' più di ritrovo come Montecatini o Pistoia, i chiesinesi comunque fanno gruppo, cioè i chiesinesi stanno fra di loro, perché comunque c'è un senso d'appartenenza forte, c'è un attaccamento viscerale, quasi materno al proprio paese, e questo si tramanda di generazione in generazione, e quelli che ci conoscono e quelli che ci conoscono bene, che sono di fuori, non comprendono questo motivo, cioè si stupiscono del fatto che noi siamo così attaccati al nostro paese, dove per noi c'è tutto, per noi è fantastico, perché ci viviamo bene, però e gli altri non lo comprendono, e noi per ogni minima eccellenza o attività e tutto facciamo sì, vabbè, questi sono della chiesina, questi stavano alla chiesina, della chiesina, cioè proprio un amore materno. Chiesina da Shanghai, te la ricordi? Sì, ci sono stato una volta e c'era praticamente qui se ti dovessi dire che ne conosco qualcuno, ma sì. Qualcuno le conosco intanto. Allora, questo è Giocondo, Biondi, poi questa è la, come si chiama? La Beppa, questo è, non so, è tuo parente, e questo è mio padre, c'è mio padre e poi ci sono anch'io da qualche parte, no, io ero a Famalestri a giro, sicuramente. E mio fratello, guarda, vedi, c'è la mia mamma, il mio fratello e il mio babbo, eccoli qua. La mia mamma, il mio fratello e il mio babbo. Questa passa veramente bellissima. Di via Roma che ho di quando ero piccolo sono flash, al di là, insomma, delle persone che poi conoscevo perché erano vicini di casa, però ho dei ricordi flash dei biliardi allo Shanghai, ma proprio flash di che passavo, andavo in piazza e di sera c'era queste fumacea dentro le sale con i biliardi dentro. Comunque, Mondo Grande, la piazza, il circolo, l'oasi, ma c'era una cosa a Shanghai che prendeva tutti ed era il biliardo. Il biliardo aveva dei miti. Emanuele, che forse è quello che è sopravvissuto a questa specie, ci può raccontare. Miti e giocatore di biliardo. Miti barra giocatore di biliardo. Sì, gente che tirava il martello sulle vetrate, barre che prendevano fuoco, il frusone. Il frusone che ancora fra noi non sa né dove né come né quando. Abbiamo perso le tracce del frusone. L'ultima volta io l'ho visto riperto nei bagni dell'Oasi. dopo una serata brava. Sì, ma quindi pomeriggio, ma se era l'Oasi era ancora negli anni 90. Sì, non l'abbiamo più visto. È sempre vivo. L'ho rivisto forse un giorno per caso col camion e mi dissero poi che era lui, che sembrava un incrocio tra Sharpie e Rambo. Sì, ma è sempre stato, perché aveva quel ricciolo lungo. Sì. Ma bisogna vedere se Luke troviamo post-atomico. Luke post-atomico. Dobbiamo vedere se troviamo delle foto del frusone, ma sarà difficile perché lui non si faceva fotografare. Io non sono andato a fare di nome con le cose. Solo in questura ce l'ha. Segnaletiche, esatto. Allora, poi c'era un altro. Questo era bravo col biliardo. Te che sei un esperto, ancora oggi. Giuba. Ah, Giuba, beh. Giuba. No, Giuba non era un personaggio, era il giocatore, il maestro. Però non era un personaggio. Ho capito. Che tirava le palle nel muso. No, vabbè. Un manico di granata. Però il Giuba aveva una pancia al triplo della mia. Sì. Io l'ho conosciuto che aveva già tipo 100 anni. Sì, ma infatti si è conosciuto. Sì, secondo me anche quando ha fatto il militare. 85. Però il Giuba aveva una tecnica particolare. Lui si metteva lì con una camiciaccia del Menga, sembrava tornato dal campo, li sfidava tutti e vinceva sempre. Sì. Lui era un mito, Giuba. Posso aprire una parentesi sulla tecnica particolare, perché la tecnica particolare mi ha risvegliato. Ricordo che è l'unica persona, ricordi che quando qui
negli anni 90 venne Nino La Rocca. Nino La Rocca. Cugine Nino La Rocca. Con lo Zaccagnini. Era amico dello Zacca. Sì, però Nino Zaccagnini ci aveva la tecnica segreta perché era campione italiano, che era Nino La Rocca. Sì. Finché non venne la Chiesina, che trovò il destro dello Zaccagnini. C'era la tecnica segreta. Aspettiamo, guarda. Oh, questo è il cuore di Via Roma. Esatto. Questi erano Gigi e la Liliana. Esatto. Gigi del Gaggio. Del Gaggio. Perché, esatto. Perché il Gaggio era il soprannome. Il soprannome come si metteva a tutti i chiesinesi. Esatto. E abbiamo il suo nipote, tra l'altro, qui in questo documentario. Sì? Sì, partecipa anche lui. Beh. Cioè, quindi mi vorresti dire che questo è Tito? Questo è Tito. No. Giovane, chiaramente. Questo è Tito, il nostro, cioè era la nostra mascotte, nel senso, come usciva il comune di Chiesina, lui portava, da Chiesina, portava lo stendardo. Il gonfalone, esatto. Io ho ricordi di... Ora la mia mamma poi mi bacchetterà perché non mi ricordo il nome, di tre o quattro signori anziani che stavano lì a sedere al sole. Erano Renato e poi gli altri, non mi ricordo, la Miranda, e stavano lì al sole e si spostavano spostavano le sedie con lo spostarsi del sole e naturalmente mi salutavano, io li salutavo tutte le volte che passavo, però erano lì e controllavano tutta la via, facevano gruppo, erano stati sicuramente in pensione e quindi stavano lì al sole, ma non cercavano, non andavano al bar, stavano lì, loro stavano in via Roma perché stavano bene in via Roma, vedevano chi passava. E io questo flash di Renato, credo fosse a sedere su questa sedia con la plastica arancione che lo contornava, e era uno spettacolo. Mi salutava: dove vai, bimbo? E dove va? Buon piazza. E quindi quello era il nostro saluto pomeridiano. E se non mi rivedeva ripassare, perché magari passavo da via San Giuseppe, passavo da Giardini per ritornare a casa, e un paio di volte si è anche preoccupato perché sapeva, ma è tornato il bimbo? Ho fatto sì, è tornato, è ritornato di là. Ed era bello perché c'era anche questo rapporto che forse ora c'è un po' meno. Dai racconti che mi fanno, che ha sempre fatto la mia mamma, i racconti del mio nonno non me li posso ricordare, però via Roma era veramente una comunità a sé, era un quartiere, non era un quartiere, una via, ma era un quartiere. C'era la Lia, mi pare, che in fondo alla stradina faceva le punture e quindi ci andavano tutti, c'era la famiglia di Andrea Santini, la Bimboccia, e c'era tutta una comunità, c'era Ezio delle biciclette, cioè io non l'ho vissute, però sono state figure così importanti e situazioni così importanti che poi bene o male si tramandano e si ricordano. E comunque poi alla fine via Roma era la via dell'asilo, che era ai tempi l'unico asilo che c'era in paese, quindi era insomma una via importante, via dove tutti ci passavano, perché è la via che dal paese ti porta all'autostrada, perché è la via dove tutti portavano i bambini all'asilo. E sono contento, via Roma è Pride, fortemente Pride su via Roma, quindi non l'ho vissuta come l'hai vissuta te, Alessandro, come può averla vissuta la mia famiglia nei tempi, come può averla vissuta anche la generazione della mia mamma, però qui ancora ci si conosce più o meno tutti. Allora, scapoli ammogliati. Aspetta, ingrandisco un po'. Desideri, trick. Questo è quello che aveva aveva il bar davanti all'ospedale. Il Gentili, esatto. Tappezziere. Poi Massimo Benedetti, questo. Beppino. Oddio, Beppino. Poi questo mi sembra Tardiola. Era la mamma di Gigi. La mamma di Gigi. E lei tutte le mattine partiva e andava a fare tutti i mercati con quello che poteva racimolare di verdure, col carrettino a piedi, e tutto quello che riportava, questo è quello che mi ha detto Maurizio, tutto quello che riportava era per la famiglia, per mangiare. Bello. Quindi tanta roba. Il fine serata erano sempre spettacolari, perché
durante appunto tutta la giornata si studiava qualcosa, perché comunque arrivava a buio senza avere un qualche malefatto da tirare fuori. Quindi tra le varie cose c'era, a parte il gioco a pallone, dove a una certa ora palazzine vicine scatenavano un inferno di fuoco con fucilate, tutti rimpiattati dietro di un monumento. E poi una sera ci venne una brillante idea, con l'uscita del Concorde che era sempre aperto, c'era là, praticamente davanti al comune c'erano delle transenne, per quando venivano fatti i mercati il mercoledì per fermare traffico, roba varia, e noi ci mise una transenna qui davanti al Bar Milano di traverso, che te non potevi andare verso il semaforo, e un'altra transenna dalla parte di là che te non potevi andare verso il Don Carlos. Quindi di conseguenza tutti quelli che uscivano dal Concorde entravano a dritto e facevano la ruga. E ti dicevano dove era il Ganges? Come andava il Ganges? Il Ganges è che in fondo alla ruga c'era la catena, ma la gente che veniva da Santa Croce, da quelle parti là, non lo poteva sapere. Quindi di conseguenza laggiù in fondo c'erano quelli che venivano a fare retromarcia che suonavano, quelli che invece andavano giù che suonavano per andare giù. No, cioè, tutto il delirio. Alle tre di notte. Alle tre e mezzo, sì, e noi piegati qui nel mezzo, non sapere come fare, a chi ne va a dire a questi qui che bisogna fare, trovarci. Perché uno addirittura entrò dal prete, non si sa, avrà fatto 80 all'ora. Girò di là dal prete e ho detto, la San Mazzo, di sicuro. Che spettacolo. Che vuoi faccia queste cose? Delle luci qua. Sei, la prossima volta va. Sei l'equivalente di benzina a Don Carlo. Allora, ci siamo. Sei l'equivalente di benzina a Don Carlo. Che sulla pesce. Generazione Pastrona, questa è la mia. Io ce n'è una parte perché quegli altri non sono venuti, perché sono realmente rimasti dei Pastrona, va detto. Dunque, noi siamo cresciuti a Chiesina. Molta gente ha scelto di andare via da Chiesina, ma noi no. Relativamente cresciuti, perché siamo cresciuti fisicamente, però una parte di noi non è che sia cresciuta poi così. È rimasta. La parola giusta è questa. Oh, però sono passati gli anni, noi siamo ancora qui. Ci abbiamo dei ricordi anche della nostra generazione, perché abbiamo vista quella dei chiesinesi di origine, quelli nati proprio alla Chiesina. Noi qui siamo tutti nati a Lucca. No, Monte Catino. Ecco, eccolo sono qua. Più termale dei termali. Si doveva, si doveva a far pottino è nato a Monte Catino. Ma è toccato a me raccontare questi 60 anni, ma io l'ho fatto in maniera così, anche umile volendo. Ho intervistato chi è venuto, chi ha partecipato, qualcuno è stato contattato e non si è reso disponibile, qualcuno invece si è reso fortemente disponibile, qualcuno non ho avuto modo né tempo forse di contattarlo, ma questo non conta. Conta quello che è Chiesina adesso e quello che era Chiesina 60 anni fa, conta il passaggio. Sono 60 anni che siamo chiesinesi, io insieme ad altri sono rimasto qui, non me ne sono mai andato. E Chiesina posso dire di averla vista da diversi punti di vista, quando eravamo belli, quando eravamo troppo forti, quando eravamo troppo polemici, quando siamo diventati pesanti, quando non ho più voglia di vedere chiesinesi, quando Chiesina basta. Ecco, io però sono sempre rimasto qui e a Chiesina gli voglio ancora un gran bene e credo una cosa, non so come andrà a finire nella mia vita, ma mi sa tanto che resterò qui.